di una sinergia che ha visto insieme tante istituzioni, la Regione Campania, i comuni coinvolti e soprattutto poi le nostre aree marine protette e le associazioni di categoria, i nostri pescatori. È una bella cosa per la tutela del nostro mare, perché è l'unica soluzione, l'unica arma che abbiamo per poter tutelarlo e difenderlo e quindi consegnarlo alle nuove generazioni. E quindi un grande risultato. Questo è stato questo progetto Remare, una rete per il mare, è stato possibile perché è stato finanziato quindi dalla Regione Campania con fondi FEAMP, quindi fondi strutturali europei per gli affari marittimi per la pesca 2014-2020. E per questo mi devo ringraziare alcune personalità qui presenti, il rappresentante della Regione Campania, la dottoressa Maria Passari, che è una dirigente del settore pesca e dell'acquacoltura, poi abbiamo anche la capitaneria di porto di Castellammare, il capitano Ivan Savarese. La loro azione di difesa del territorio è veramente grande, grandi operazioni hanno portato in questo periodo a risolvere problematiche serie atavica, quindi ringraziamo la presenza. Poi abbiamo qui sempre in sala, c'è anche il nostro comandante Paolo Vallone della Locamare qui di Piano di Sorrento, abbiamo con noi anche il vicepresidente di Federparchi, il dottore Sanna, che saluto e ringrazio di essere qui a Piano di Sorrento, abbiamo il presidente dell'area marina protetta Punta Campanella, il dottor Michele Giustiniani, che ringraziamo per la sempre grande operosità, e il direttore dell'area marina protetta sia Punta Campanella che Tempio di Netturo, il dottor Antonino Miccio. È una grande famiglia questa dell'area marina protetta, infatti abbiamo con noi anche la coordinatrice Carmela Bidone, che tanto ha fatto, diciamo, ha contribuito con la sua collaborazione attenta alle bandiere blu qui dalla penisola sorrentina, sono tre, ne abbiamo tre, quindi vanno difese. Grande il lavoro che ha fatto da collante con le amministrazioni e l'area marina, quindi voglio ringraziare pubblicamente Carmela veramente per l'impegno e l'amore che mette nel suo lavoro. E inoltre abbiamo anche qui il rappresentante di Piano di Sorrento nell'area marina, il professor Giancarlo Spezia, che ringrazio per la presenza. E poi, per ultimi, ma non perché siano gli ultimi, secondo me sono i primi, perché grazie a loro abbiamo raccolto tonnellate di rifiuti nel nostro mare, le associazioni di categoria dei pescatori, che ringrazio con un grande applauso, perché veramente grazie a loro tutti, alla loro forza, siamo riusciti finalmente, anche prima della legge salvamare, diciamo la verità, che ancora deve essere approvata, quando ci siamo mossi prima, questa cooperazione è stata fondamentale, quindi veramente ringrazio tutti, non voglio essere egoista, ma veramente oggi è una grande giornata, un grande risultato. Grazie. Campanella parte da Vico Eguenzi e arriva a Positano, non c'è meta in questa ubicazione del territorio, però comunque è vicina all'area marina protetta, perché anche a meta si moltiplicano le iniziative per sostenere questa importante conquista che è stata per la penisola sorrentina. L'anno scorso a Massa Lubrenza abbiamo fatto un convegno per finalizzare tutto l'iter dell'area marina protetta, allora ricordare Fabio Cicogna, che all'epoca della prima idea dell'area marina protetta fu ritenuto quasi un temerario, qualcuno pensò addirittura di isolarlo da quello che poteva essere questa iniziativa, però a distanza di anni siamo veramente, come dire, orgogliosi di essere riusciti a portare avanti questo discorso. Dicevo comuni da Vico Eguenzi a Massa Lubrenza, il saluto del sindaco Vincenzo Iaccarino e c'è anche il saluto dell'avvocato Rachele Palombo, vice sindaco dell'assessore del comune di Sorrento, è un augurio del comune di Sorrento che rappresenta il sindaco Giuseppe Cuomo. Grazie, buonasera a tutti e io come assessore all'ambiente è un vero onore per me essere qui. Noi siamo un comune che, devo dire la verità, insieme al comune di Piano, a tutti i comuni di Piano, si è impegnato tantissimo nella raccolta dei rifiuti in mare. Ne abbiamo raccolti veramente tanti, non ultimo, devo dire la verità, riusciamo a avere la collaborazione anche
di istituzione completamente esterna, perché è Terna che sta facendo l'impianto di luci per Capri per posare la condotta marina, ci ha fatto un lavoro enorme perché proprio ieri ha finito di fare un'ulteriore raccolta di rifiuti posti sul fondo del mare. Quindi per me noi siamo stati straordinari perché abbiamo premuto una legge che adesso stanno cominciando a discutere, sperando che Costa, che devo dire sicuramente è uno straordinario ministro, porterà a termine. Pietro Giuseppe Emelia, che è il direttore marittimo della Campania ed è anche il presidente dell'area marina protetta. Regno di Nettuno. Sì, grazie, innanzitutto grazie per l'invito, porto i saluti della Ammiraglio Vella che non è potuto essere qui per altri impegni istituzionali. E la questione e la collaborazione tra i vari operatori è fondamentale, l'abbiamo visto durante tutto l'anno, in modo particolare durante il periodo estivo. Ci sono state varie iniziative per tutelare le nostre bellissime coste della penisola sorrentina, che ricadono appunto nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, che hanno portato a risultati veramente eccezionali. Noi come Capitaneria di Porto di riferimento siamo la forza di polizia che in primis gestisce e garantisce il pattugliamento nell'area marina protetta di Punta Campanella. E devo dire che proprio in questo anno, nel 2019, abbiamo aumentato il numero di controlli e di interventi da parte sia dei nostri mezzi navali che da parte del personale a terra, conseguendo risultati che negli anni passati appunto non si erano conseguiti. Questo anche grazie alla collaborazione dell'area marina protetta di Punta Campanella, che ringrazio per il supporto che ci sta dando nella nostra attività, che molto spesso necessita anche di supporto logistico oltre che operativo. Come si diceva prima, diverse sono state le iniziative fatte in questo periodo, soprattutto nel periodo estivo. La pulizia dei fondali l'abbiamo fatta in quasi tutti i comuni che ricadono nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, con risultati eccezionali. Remare come progetto è l'ulteriore step che ci permette, attraverso la collaborazione delle associazioni di pescatori, che ringrazio per questo tipo di attività, di raggiungere ulteriori risultati. Quello che in precedenza poteva essere considerato addirittura un reato, quello di conferire rifiuti a terra, adesso invece diventa un benefit per la collettività. Questo penso che sia la massima espressione di quella che può essere la collaborazione degli enti. Solo attraverso questa coesione è possibile appunto raggiungere un risultato effettivo. Nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia ci sono evidentemente tante criticità ambientali. Parliamo del Sarno, per esempio, che purtroppo fa arrivare a mare tutto quello che succede in 24 km di corso d'acqua che attraversa 39 comuni, che ricadono in 3 province diverse della regione Campania. Quindi effettivamente questo è l'esempio più eclatante di come solo attraverso la collaborazione di tutti, e quindi voglio dire di tutti i comuni, di tutti gli operatori, è possibile appunto intravedere una soluzione definitiva del problema. Io ripeto, ringrazio per l'invito e sono veramente contento che progetti come questi vengano creati quasi come se fosse un'anteprima di quello che poi sarà una legge dello Stato italiano proprio nella nostra area marina protetta di Punta Campanella. Grazie. Allora, ringraziamo il comandante Savarese e su questo fronte io vorrei sottolineare l'impegno della Capitaneria di Porto di Castellammare anche su un'altra emergenza che purtroppo viviamo tutti i giorni e da anni, ed è quella della pesca abusiva del Darro di mare. Ma non è questa la sede per parlare di questo, però ci terrei a ricordare che nelle 4 aree marine protette che sono rappresentate questa sera hanno operato ben 24 cooperative di pesca e 315 pescherecci. Con questo vorrei sottolineare anche quello che diceva prima il comandante, che finalmente i pescatori hanno trovato un punto di riferimento dove poter conferire i loro rifiuti che si annidano nelle reti. Purtroppo oggi si annidano più rifiuti che pesci,
però loro finalmente hanno avuto un punto di riferimento arrivando a terra per avere il supporto necessario per smaltire questi rifiuti. Bene, rimaniamo nell'area marina protetta di Punta Campanella. Il presidente Michele Giustiniani, grazie. Buonasera a tutti, non vi annoierò con innumerevoli ringraziamenti, ringrazio semplicemente quanti ci hanno onorato della loro presenza e soprattutto quanti hanno contribuito affinché questo bel progetto fosse realizzato. Questo è stato un progetto che, a mio modesto avviso, ha avuto dei risvolti veramente molto interessanti, alcuni dei quali anzi io forse auspicavo da tempo, e mi riferisco soprattutto alla ricaduta diretta in termini monetari proprio sul settore pesca e quindi sui pescatori, visto che probabilmente se tra virgolette un danno c'è stato all'introduzione o comunque una limitazione c'è stata dovuta all'introduzione della normativa ritenuta restrittiva dell'area marina protetta, probabilmente quello della pesca è stato il settore che più ne ha risentito negativamente, immagino. Altro aspetto fondamentale è la costruzione della rete. Per noi di Punta Campanella non è la mia esperienza, c'è stato già qualche altro progetto, l'ultimo mi sembra di ricordare si chiamasse Tesoro in fondo al mare, che anche diciamo era una rete. Questa volta la rete si è estesa oltre che alle altre aree protette anche ai pescatori, quindi alle cooperative della isola. Quindi parlare di rete significa parlare di collettività, significa parlare di condivisione dei problemi, significa parlare di futuro in buona sostanza. E devo dire che con rammarico noto l'assenza del Ministero, ma la dottoressa Giardano che veramente ci teneva a partecipare con un impegno inderogabile, perché io quando c'è lei sono spronato a sottolineare alcuni aspetti. Se dobbiamo parlare di futuro, dobbiamo essere, diciamo, seri un attimino e fare una piccola riflessione, anche perché io non posso esprimermi quando c'è il Ministero, c'è la Regione, i massimi esponenti della capitaneria, i rappresentanti degli enti locali che fanno parte del consorzio. Non posso perdere l'occasione per sottolineare quelle che ancora sono le criticità, perché se è vero, come è vero, che abbiamo superato, diciamo, la fase critica dell'introduzione dell'area marina protetta, basta pensare che sono passati 40 anni dalla Convenzione di Barcellona, 35 dalla legge quadro, 20 dall'introduzione dell'area marina protetta con decreto. Diciamo, se andiamo a contestualizzare, a pensare ai problemi, agli scetticismi dell'epoca, dovuti soprattutto al fatto della preoccupazione che dove non c'era stato uno studio di fattibilità anche di carattere economico, ma solo di carattere ambientale, l'introduzione di una materia restrittiva, ripeto questo concetto, diciamo poteva significare una limitazione, siamo stati bravi tutti quanti insieme, quindi non io ma tutti, gli organi tecnici, gli organi politici, a superare questi pregiudizi, come cercando di dare sempre un risvolto pragmatico a quello che facevamo. Abbiamo creato un regolamento snello, condiviso da tutti, abbiamo creato fruizione attraverso campi boa, quindi anche autofinanziandoci, abbiamo superato quella che è stata la fase più critica e più problematica. Ma oggi, secondo me, e questa è una delle occasioni in cui tutti quanti noi addetti ai lavori ci dobbiamo fermare un attimino per fare una riflessione e dire semplicemente qual è la situazione attuale dell'area marina protetta. Potremmo dire delle aree marine protette in generale. Allora io dico che la situazione non è ancora bellissima, perché se siamo seri dobbiamo dire questo. La premessa, diciamo, obbligatoria è che io non sono un pessimista, anzi forse sono un ottimista, e non sono neanche un passapesta, però dobbiamo essere seri e sottolineare degli aspetti che ancora non vanno. Se facciamo, diciamo, un'ipotetica radiografia dell'ente in questo momento, allora dobbiamo dire, ma così non come una critica, come semplici considerazioni, che per quanto riguarda la gestione i comuni potrebbero avere una partecipazione un attimino più attiva, e mi riferisco anche al discorso economico. Per quanto riguarda la gestione pratica, ecco, facevo riferimento all'assenza della dottoressa Giarratano, che lei sa, perché io ho un precedente con lei, sottolineo sempre l'assenza di una pianta organica addirittura all'interno della nostra struttura. I ragazzi che sono qua presenti si fanno in quattro da anni e soprattutto l'organo tecnico assume spesso una responsabilità, diciamo, borderline per crearsi la forza lavoro all'interno. E questa è una problematica seria che va sempre sottolineata, perché prima o poi si arriverà a una soluzione. Se guardiamo ancora alle cose pratiche, se ci affacciamo da quella finestra in questo periodo e vediamo che per esempio le acque bianche si mischiano con le acque nere, se ci affacciamo nel periodo estivo vediamo l'eccessivo transito di imbarcazioni a velocità fortissime, insomma una serie di problematiche che vanno risolte.
qualcuno mi dirà, ma è facile dire quali sono le problematiche, il problema è andare a risolvere le problematiche. Allora io dico, noi dobbiamo condividere intanto la volontà di andare avanti, perché a questo punto possiamo solamente andare avanti. Poi andare avanti come? Anche e soprattutto con finanziamenti mirati. Vi faccio fare una riflessione. Se il Ministero finanziasse la Capitaneria di Porto e anche le altre forze dell'ordine in maniera cospicua e continua, e la Capitaneria di Porto, grazie a quei finanziamenti, riuscisse a essere presente 24 ore al giorno, vedreste che molti di questi problemi sarebbero automaticamente risolti. La velocità delle barche, l'ormeggio fuori posto, i laterali, che chiaramente diventerebbero zero. Se si riuscisse a finanziare il discorso fognario, nella consapevolezza è un discorso di lunghissimo periodo, perché ormai questa zona fortemente antropizzata, chiaramente significa finanziamenti enormi, però bisogna iniziare e bisogna andare a destinare i finanziamenti in quella direzione, senza altri sprechi. E poi veniamo alla partecipazione degli enti locali, che io per dare un risvolto pratico, sindaco, anticipo a lei di questa cosa, diciamo mi farò promotore di un'iniziativa di carattere pratico, perché ecco qua il nostro pragmatismo, no? Io in previsione del bilancio di previsione dei comuni produrrò una relazione, una proposta da presentare ai comuni che fanno parte dell'ente gestore, rispetto alla quale sarebbe un sogno per noi chiaramente che fosse destinato per esempio un 1% della tassa di soggiorno all'attività del parco e comunque all'attività, diciamo, ecco, tendente a risolvere questi problemi. Un segno tangibile che significherebbe tanto. Io per la parte devo dire che noi quest'anno, il direttore nel testimone, in Fabio Politano, abbiamo collaborato alla Polizia dei Condati con dei fondi che sono stati destinati e che noi abbiamo destinato, diciamo, all'area marina protetta, Ponte di Campanella, e che con la Coni stiamo lavorando per mettere a posto un po' quello che si stiamo cognando, siamo visti anche con gli altri sindaci, stiamo lavorando. È chiaro che quello che dici tu è un qualcosa che ci deve tenere sempre attenti, pronti, ma non è che possiamo recuperare il tempo perso in un giorno o un minuto. L'importante è che si iniziano a fare dei passi importanti, li stiamo facendo, ci stiamo vedendo quasi, diciamo, in maniera mensile con la Coni per mettere a posto un po' quello che si stiamo cognando della nostra penisola sorrentina. Anche questa è un'azione sinergica, si devono fare certi lavori, ma ci stiamo impegnando. È chiaro che giustamente fai bene a accumularci, perché ci serve, diciamo, uno stimolo continuo, perché i problemi sono tanti. Però sicuramente quello che dici è importante, noi da parte mia siamo disponibili a collaborare. È solo un invito ad andare tutti verso la stessa direzione.